Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura alla pagina dedicata alla sanità, dal 18 giugno è disponibile il sito internet per richiedere il Green Pass. La certificazione potrà essere richiesta da tutti i soggetti vaccinati, dai guariti dal Covid o per chi risulta negativo al tampone. Stefano Recanati. Le riaperture post-Covid e un lento ritorno alla normalità passano anche attraverso il Green Pass. In Italia il Premier Draghi ha dato il 17 giugno scorso il via libera alle modalità di rilascio delle certificazioni digitali Covid-19, che faciliteranno le partecipazioni ad eventi pubblici per poter prendere parte a cerimonie o eventi civili o religiosi. Allo stesso modo sarà necessario anche per far visita a parenti o conoscenti in ospedale, case di cura o residenze per anziani. In prospettiva, ma qui la questione non è ancora del tutto chiaro, si dovrà essere in possesso del passaporto vaccinale anche per poter entrare in discoteca una volta che a questi locali sarà consentito di riaprire. Il certificato verde europeo entrerà ufficialmente in vigore dal 1 luglio. Si tratta essenzialmente di un QR code da custodire sul proprio smartphone o da stampare e che, una volta inquadrato, darà tutte le informazioni utili a certificare l'immunità al virus da Covid-19. Il Green Pass non sarà altro che un lasciapassare per muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea, che in questo modo potrà mettere in soffitta le vecchie restrizioni, dalla quarantena alla necessità di un tampone. I requisiti per ottenere il Green Pass sono essenzialmente tre: essersi vaccinati contro il Covid-19 con le due dosi, in questo caso la validità del certificato avrà durata variabile dai 12 ai 9 mesi, in base al tipo di vaccino ricevuto. Inoltre si può dimostrare di essere guariti dal Covid-19, qui la validità del certificato sarà di 6 mesi, o di aver effettuato un tampone molecolare da meno di 48 ore, con validità del certificato fino alle 48 ore successive. L'Italia, come altri paesi dell'Unione Europea, ha scelto di rilasciare il Green Pass anche dopo la prima dose, ma in questo caso gli altri paesi saranno liberi di non riconoscerne la validità e di richiedere un test. Nella nostra penisola, dal 17 giugno è operativo il sito dgc.gov.it, dove entro il 28 giugno verranno messe a disposizione tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate, con la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni, che sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni. La certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su PC, tablet o smartphone. In alternativa potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia, utilizzando la propria tessera sanitaria o tramite l'app Immuni. Se le persone che hanno meno di 60 anni, dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino AstraZeneca, rifiutano di fare la seconda dose con un vaccino a mRNA, possono avere una seconda dose di vaccino AstraZeneca dopo aver firmato un consenso informato. Lo rende noto il Ministero della Salute in una circolare nella quale afferma che, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, l'indicazione prioritaria resta comunque la seconda dose con un vaccino a mRNA. La circolare riguarda in particolare la somministrazione della seconda dose vaccinale rispetto a quelle persone di età inferiore a 60 anni che, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria, questo è il nuovo nome di AstraZeneca, rifiutano il crossing a vaccino a mRNA e dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose. Veniamo ora ai numeri dell'epidemia in Abruzzo. Quest'oggi sono 35 nuovi casi di Covid accertati nelle ultime ore nella nostra regione. Sono emersi dall'analisi di 2.243 tamponi molecolari per un tasso di positività dell'1,56%. Scendono rapidamente i ricoveri, che passano dai 53 di ieri ai 43 di oggi, valore simile a quello della fine dell'estate 2020. Si registrano due decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 2.509. I nuovi positivi hanno età compresa tra i 3 e gli 82 anni. L'incremento più consistente si registra nell'Aquilano, dove rispetto a ieri i casi in più sono 24, numeri più bassi per il Teramano, 6 nuovi casi, per la provincia di Chieti 2 e per il Pescarese 1. Gli attualmente positivi sono 1.256, 21 in meno rispetto a ieri, 42 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, sono 10 in meno rispetto a ieri e uno, dato invariato rispetto a ieri, è ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 1.212 positivi accertati sono in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti di oggi sono 50.
Cambiamo argomento, primo stop ai lavori nel weekend sul tratto abruzzese della A14, un sospiro di sollievo per i residenti delle città costiere, come spiega anche il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, il servizio è di Paolo Renzetti. Primo weekend senza gran parte dei lavori che c'erano stati fino ai giorni scorsi nel tratto abruzzese della A14, siamo con il sindaco di Silvi Scordella. Sindaco, allora qual è la situazione oggi e se veramente, insomma anche dal punto di vista del traffico, state già notando in queste primissime ore una situazione migliore? Sicuramente oggi è il banco di prova per vedere la viabilità sull'A14, oggi stiamo monitorando un pochino i flussi di traffico, sicuramente per il momento non ci sono grandi problemi, aspetteremo le ore centrali e soprattutto verso la sera, dove i tanti turisti che hanno affollato, diciamo, le spiagge, penso insomma avremo qualche problemino, però stiamo monitorando, aspettiamo di vedere la giornata come evolve. Sappiamo che questi lavori dovranno continuare, diciamo, fino alla metà di luglio e dunque sospenderli almeno nel weekend dà una boccata d'ossigeno alle città costiere, al turismo e soprattutto ai tanti cittadini che si mettono in marcia nel weekend. La statale 16 resta però una strada di per sé percorribilità molto intensa in alcune ore della giornata. Sì, è sempre il solito appello, lì va presa, diciamo, una situazione sicuramente strutturale che a seguito della nostra richiesta di portare, diciamo, la famosa variante 16 su un tratto che ormai è congestionato e dunque stiamo spingendo e stiamo cercando veramente di ottenere quel risultato di un anello di congiunzione tra l'asse attrezzato e la circonvallazione dell'area metropolitana e diciamo il nostro tratto che ormai è saturo da questo traffico. E ora alla cronaca, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano nei confronti di 12 soggetti, tutti indiziati di appartenere a un'associazione criminale finalizzata al contrabbando di carattere transnazionale. Luca Pulzoni. 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indiziati ad appartenere ad un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando. Questo è l'esito dell'operazione Tiguan condotta dalla Guardia di Finanza di Rieti e coordinata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. Il provvedimento consiste in 4 custodie cautelari, 2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 8 obblighi di firma alla polizia giudiziaria. Nella Marsica sono 5 soggetti coinvolti nella maxi inchiesta, tra cui un uomo di 63 anni residente a Celano, attualmente agli arresti domiciliari. Obbligo di firma per una donna di 48 anni di Celano, un uomo di 61 anni e una donna di 60 anni, entrambi di Avezzano, e per un 52enne di Trasacco. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Rieti hanno accertato l'esistenza nel territorio reatino di un canale di fornitura di sigarette artigianali di contrabbando, alimentato da soggetti con base ad Avezzano, ma capeggiata da soggetti fisici e giuridici operanti nelle province di Perugia e Avellino. Ingenti quantitativi di tabacco sottratti ai canali commerciali aziendali e destinati ai contrabbandieri per la successiva lavorazione in sigarette o tabacco trinciato. Il sodalizio aveva inoltre avviato un nuovo progetto criminale con la creazione ad Avezzano di una fabbrica clandestina di tabacco per narghilè destinata a produrre decine di tonnellate l'anno da immettere sul mercato nazionale e internazionale. L'edificio allestito con costosi macchinari nonché dotato di sofisticati sistemi di videosorveglianza veniva reso operativo da tecnici di origini medio orientali, detentori di un vero e proprio segreto di fabbricazione gelosamente custodito, appositamente assoldati dall'associazione criminale per coordinare e visionare la produzione del primo ingente carico. I finanzieri hanno sequestrato circa 3,5 tonnellate di melassa di tabacco per narghilè, già pronta per essere immessa sul mercato per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Sequestrati anche 400 kg di tabacco trinciato e migliaia di sigarette artigianali già confezionate, nonché macchinari industriali del valore di circa 500.000 euro e 1,5 tonnellate di prodotti chimici. La cisa evasa è pari a circa 3,5 milioni di euro, mentre il tabacco consumato in frode è di oltre 10 tonnellate. I 12 soggetti dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari è tornato a sostenere il grido di alcuni residenti di Via Lazio a Montesilvano e torna anche a chiedere maggiori forze dell'ordine. Vediamo.
Un nuovo grido di aiuto e di dolore è arrivato al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, da parte dei residenti di un palazzo di Via Lazio a Montesilvano. A chiamare sono state le persone che abitano nello stabile, ma anche chi risiede nelle abitazioni limitrofe. La situazione continua ad essere insostenibile anche a livello di igiene e sanità pubblica per via dei rifiuti presenti nei pressi dell'edificio. Io sono tornato qui dopo pochi mesi, sono stato un mese e mezzo fa, perché decine e decine di cittadini mi hanno chiamato piangendo a telefono, sono tutti i cittadini di queste villette che stanno qui e non solo, anche i cittadini onesti del palazzo, dicendo che non possono dormire più la notte perché fino alle 5 di mattina questi delinquenti e criminali che occupano abusivamente e vivono qui dentro fanno baldoria. Quando va bene gettano l'immondizia dai piani alti qui sul cortile, potete vedere l'incuria, il problema anche di salute pubblica, quando va male gettano l'immondizia all'interno dei cortili delle villette qui vicino, quindi potete immaginare il cittadino onesto che deve svegliarsi la mattina per andare a lavorare, è costretto a rimanere sveglio fino alle 7, alle 5 di mattina perché questi fanno baldoria, e a vedersi gettare l'immondizia dentro casa, bottiglie di vetro sparate dai piani alti sui tetti delle abitazioni vicine, è veramente indescrivibile. Qui si spaccia droga, ricordiamo che in un blitz di pochi settimane fa hanno trovato bossoli di calibro imponente all'interno delle abitazioni, bossoli di fucile, cioè qui non si scherza, non è che hanno i bossoli per giocare a carte, quindi c'è un problema di sicurezza e ordine pubblico. Allora io per la prima volta oggi chiedo anche un'unità fissa H24 di polizia anche qui in via Lazio 61 a Montesilvano presso il Palazzo della Vergogna, fissa, come lo chiedevo per il ferro di cavallo, perché è una zona a rischio, anzi forse più del ferro di cavallo di Pescara. Chiedo lo sgombero immediato di tutti gli occupanti abusivi, perché qui ci sono più occupanti abusivi che assegnatari onesti, e una rigenerazione immediata di questo stabile, perché non può stare più in queste condizioni. Qui la proprietà è del comune di Pescara e insiste sul territorio di Montesilvano, quindi di concerto le due amministrazioni devono mettersi una mano sulla coscienza e intervenire, perché non c'è più tempo da perdere. Le chiacchiere ne hanno fatte tante, le promesse, sgombereremo, faremo, qua, solo promesse. I cittadini onesti non possono vivere più in questo tugurio pericolosissimo. Quella di oggi è l'ennesima visita che lei compie qui in via Lazio a Montesilvano. È l'ennesima visita, ma sono amareggiato perché tanti cittadini hanno paura, c'è molta omertà, e qui c'è solo un cittadino a fianco a me, l'unico cittadino coraggioso che ha subito anche delle minacce assieme a me per gli interventi che abbiamo fatto in passato. La gente deve scendere in strada se vuole che si cambiano le cose, deve venire qua assieme a noi. Ricordiamolo, in altri quartieri a Pescara avevamo 80 persone dietro, i problemi sono stati risolti, qui non c'è nessuno, c'è solo un cittadino, non si possono risolvere così i problemi. Ecco, invito quindi i cittadini a fare squadra e a stare a fianco a noi. Il Rotaract 2090 ha donato pulsossimetri e misuratori di temperatura alle ASL abruzzesi. Il distretto Rotaract 2090, rappresentato da Sara Tacconi ed Emma Cori, ha donato alle ASL abruzzesi 440 pulsossimetri e 48 misuratori della temperatura. I dispositivi saranno consegnati alle UCAT, unità di coordinamento dell'assistenza territoriale, che gestiscono l'assistenza domiciliare dei pazienti positivi al Covid-19. Alla cerimonia che si è svolta in Piazza Unione a Pescara ha partecipato l'assessore alla salute Nicoletta Verì. Io sono qui per esprimere tutta la mia gratitudine a questo grande gesto di solidarietà riguardo al settore della sanità. Sono dei giovani che attraverso la loro sensibilizzazione, il loro prodigarsi, sono riusciti ad ottenere dei fondi e quindi acquistare prodotti importanti per le nostre aziende sanitarie. È importante perché ancora una volta mi permette di sottolineare quanto è importante l'assistenza sul territorio, e come ho già detto, appena ultimata la rete ospedaliera siamo già pronti per avviare l'attività della riorganizzazione della rete sul territorio, dove vedrà sempre di più un'assistenza di prossimità. Voltiamo pagina. Lo Stadio del Mare di Pescara ha ospitato questa mattina la consegna delle 13 bandiere blu ai comuni abruzzesi che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Vediamo. 13 centri abruzzesi hanno celebrato questa mattina la conquista della bandiera blu 2021. La cerimonia ufficiale di consegna si è tenuta presso lo Stadio del Mare di Pescara. Le bandiere blu d'Abruzzo sono per la provincia di Chieti, Francavilla al Mare, Fossa Cesia, Vasto e San Salvo, per la provincia di Teramo, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortorete e Martinsicuro, per la provincia dell'Aquila, Scanno e Villalago, oltre alla città di Pescara. Sicuramente un riconoscimento importante, soprattutto perché c'è stata un'inversione di tendenza
tendenza che negli anni precedenti aveva fatto perdere diverse bandiere blu alla nostra regione. Sicuramente un significato particolare è la bandiera blu a Pescara, che ricordiamo è l'unica città capoluogo di provincia insignita di questo riconoscimento, con tutti i problemi di balneazione che ha avuto negli anni precedenti, e quindi è un momento importante. È ovvio che il turismo legato alla spiaggia, ai nostri 130 km di costa, rappresentano ancora il core business del turismo abruzzese, legato ai nuovi movimenti turistici legati al turismo lento, legato al turismo in bicicletta, al trekking, legato ai nostri tre parchi nazionali, legato al nostro parco regionale, le tante aree protette che sono in Abruzzo e che rappresentano un aspetto complementare del turismo abruzzese. Pescara meritava la bandiera blu, la merita e l'ha ottenuta la prima volta che si è candidata, perché evidentemente Pescara ha i numeri, ha le potenzialità, ha la bellezza per ottenere questo riconoscimento internazionale, che è un percorso che premia tutti coloro che si sono impegnati, dalle istituzioni ai cittadini, e che deve essere un punto di partenza per migliorare sempre di più, perché Pescara deve essere sempre più bella, sempre più accogliente, sempre più dinamica, sempre più vitale, perché Pescara è questa, è il sole, è il mare al centro della città e la possibilità di vivere il mare 365 giorni all'anno. Non esiste una città come Pescara che ha queste caratteristiche, quindi la bandiera blu era nel nostro cuore, nella nostra mente, e adesso l'abbiamo anche ottenuta. Roseto è una delle località che ce l'ha da tempo più risalente, l'abbiamo persa solo nel 2016, se non ricordo male, prima del mio arrivo, l'abbiamo ripresa e adesso è una conferma che ci fa tanto piacere. Io ringrazio tutta la città, in particolare per la raccolta differenziata, ringrazio i cittadini che la fanno in modo encomiabile, i balneatori, gli albergatori, è un vessillo che ci guadagniamo tutti con una gestione dell'ambiente, del verde, della raccolta differenziata, con le nostre spiagge che sono piene di assistenza bagnanti, e quindi i turisti possono stare al sicuro. I requisiti che la FED ha per riconoscere questo vessillo, Roseto ce li ha tutti, insieme a quasi tutte le sette sorelle della costa teramana, ed è un grande orgoglio per noi perché accogliamo oltre quasi il 65% del turismo balneare della costa abruzzese, quindi ogni anno ci lavoriamo e ringraziamo la FE perché questo vessillo è molto apprezzato dai turisti. Un riconoscimento importante che si lega alla bandiera verde, vasto spiaggia dei pediatri, spiaggia dei bambini, spiaggia delle famiglie, spiaggia dell'acqua bella, pulita, spiaggia che sposa la bellezza di una città che è uscita da un quadro meraviglioso, segno di un creato e di un disegno divino che ci ha regalato tanto e ci regala tanto. Tante bandiere blu nella nostra regione, questo cosa vuol dire? Significa che la regione verde, la regione dei parchi, la regione del turismo, della cultura, che deve divenire anche la regione della via verde, della costa dei trabocchi, la regione su cui investire risorse importanti per uno sviluppo ecosostenibile, bloccare gli stupri cementisi lungo la costa, pianificare un futuro fatto di verde, di transizione ecologica. E ora lo sport con il calcio, nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo per il Pescara da un lato, dall'altro nuvoloni neri che incombono sul Teramo. È un giugno agli antipodi per le due abruzzesi di Lega Pro. I biancazzurri hanno ricominciato un progetto nuovo di quello biancorosso, ancora nessuna traccia invece. Allora facciamo il punto con Jacopo Forcella. Il Pescara riparte e il Teramo invece trema. Le due abruzzesi di Lega Pro vivono momenti diametralmente opposti. La parte finale del mese che dovrà portare all'iscrizione al prossimo campionato. Ufficiosi da ieri, ufficiali da questa mattina, in casa biancazzurra gli arrivi di Luca Matteassi come direttore sportivo e Gaetano Auteri come allenatore. Due tasselli indispensabili per iniziare a programmare la prossima stagione. I contratti ancora in essere e i rinforzi da cercare saranno gli argomenti sul tavolo. Perché per un allenatore come Auteri, che ha nel 3-4-3 un vero e proprio credo, vanno scelti i giocatori specifici, cosa che ad esempio è stato fatto solo in parte lo scorso anno a Bari. Per quanto riguarda il settore giovanile, Giuseppe Geria e Pierluigi Ervese saranno confermati, come dice anche il presidente Sebastiani. È una cosa che ancora non tocchiamo, perché comunque sia abbiamo
appena finito e soprattutto avevamo una priorità che era la prima squadra. Adesso nei prossimi giorni ci lavoreremo, però credo che Geria, il lavoro fatto da queste due figure sia sotto gli occhi di tutti, quindi Geria ha fatto uno straordinario lavoro in questi anni nel settore giovanile del Pescara, Gigi l'ho riportato io nel Pescara, quindi credo, visto che si dice sempre che faccio tutto io, credo che Gigi possa essere sicuramente l'allenatore della prossima stagione della primavera, e quindi non credo ci siano grandi novità, a meno che magari gli stessi non abbiano idee diverse o ambizioni diverse. Agli sgoccioli invece l'avventura di Andrea Gessa come team manager. Ma questa è un'altra cosa che dovrò decidere. Voi sapete il legame che io ho anche con Andrea, con tutti i ragazzi che hanno sempre lavorato con noi, però credo che sia arrivato il momento di mettere un punto e di ripartire con una serie di figure, perché poi negli anni magari ci si abitua e si rischia che le cose che si devono fare in un certo modo si fanno in maniera diversa. Nessuna novità invece per quanto riguarda il fronte societario. D'altronde anche la discesa nell'inferno della Lega Pro non aiuta affatto. Si parla tanto, poi si incontrano persone, poi alla fine si stringe e non c'è nulla di fatto, o perlomeno non ci sono idee che collimano con le persone serie, nel senso che io, tutti quanti noi vorremmo avere un aiuto, ma vorremmo avere un aiuto da gente che ha veramente la voglia di aiutarti e che ha intenzioni serie e soprattutto se lo può permettere. E questo è difficile da trovare, soprattutto in piazze come le nostre, che non sono appetibili sotto altri aspetti, perché se permettete gli americani vanno a Parma, vanno a Pisa, vanno a Roma, sicuramente Pescara, che è una città che io non cambierei con nessuna di quelle che ho appena detto, però non ha evidentemente l'appeal che hanno queste altre città. Tutt'altra aria invece a Teramo, perché se a Pescara l'iscrizione non sarà affatto un problema, in casa biancorossa è impossibile pensare al campionato che sarà, perché dopo il comunicato di ieri mattina di Iachini la prospettiva di dover rinunciare alla terza serie è concreta. Ovvio che dopo il rinvio dell'approvazione del PEF ci si attendeva una mossa simile. Iachini ha evitato di citare il piano economico-finanziario nel comunicato, ma l'omissis non sembra aver sortito l'effetto desiderato, perché la distanza temporale tra la seduta di martedì e la nota di 24 ore fa è troppo ridotta per non poter avere più di un sospetto. Peraltro si tratterebbe di mancata iscrizione al campionato, giocatori svincolati e anche Iachini stesso svincolato dal dover mettere in campo quello che manca per terminare i pagamenti di questa stagione, che in quel caso sarebbero coperti dalla fideiussione. La somma che invece Iachini doveva assicurare, più quella che immagina di dover investire per allestire una squadra che comunque andrà rinnovata, sono fattori che avrebbe sopportato solo a condizione di avere un bonolis per ulteriori 59 anni. Appena offuscata questa prospettiva, ecco la volontà di un passo indietro, esattamente come lo scorso anno, la minaccia di non partire e poi la mini conferenza di pochi secondi per firmare dei fogli a beneficio di telecamere. È evidente che l'anno passato gli effetti erano stati più o meno desiderati. Quest'anno la mossa del "o così o me ne vado" è stato, possiamo dirlo, un vero e proprio buco nell'acqua. Tornare indietro adesso avrebbe persino maggiori controindicazioni. Non una grande scelta, non c'è che dire. Emanati gli ultimi verdetti per la Serie D, il Pineto batte il Campobasso per 3-2 e chiude il campionato al terzo posto e nei playoff mercoledì ospiterà la Cinzia Albalonga in semifinale. Il Notaresco, battuto per 2-0 oggi a Porto Sant'Elpidio, sfiderà sempre mercoledì al Savini il Matese, che ha chiuso in quinta posizione. Escluso dai playoff in volata il Castelfidardo, domani le ultime due partite del campionato, entrambe ininfluenti, Giulianova Castelnuovo e Recanatese Vastese. Vediamo i servizi delle partite di Pineto e Notaresco, Roberta Di Sante e poi Matteo Falzon. Vittoria controposta per il Pineto, che oggi fa festa doppia. Non solo i tre punti contro il neopromosso Campobasso, che valgono l'accesso ai play-off e la terza piazza, ma anche l'emozionante ed inaspettata proposta di matrimonio dell'attaccante biancazzurro Marco Ciarcelluti alla sua fidanzata Eleonora. Come nelle favole, al triplice fischio l'attaccante si è inginocchiato al capezzale della ragazza, che tra commozione ed incredulità ha pronunciato il fatidico sì tra gli applausi scroscianti di tutto lo stadio. Momenti di felicità e commozione
emozione che hanno seguito le emozioni della gara. In campo è partita vera per 90 minuti, la posta in palio è altissima e la gara entra subito nel vivo. Neppure un giro di lancette, il Pineto va vicinissimo al gol del vantaggio. Disimpegno errato da parte di Oliva, Mininkleri riceve palla all'altezza del dischetto del calcio di rigore e spreca incredibilmente calciando fuori bersaglio. Al 14esimo si fa vedere il campo basso con Rossetti che riceve palla sulla sinistra, si accentra ma calcia debolmente e Mercorelli può disinnescare. Al 17esimo ancora Pineto vicino al vantaggio, Mininkleri serve la corrente Baldinini che va alla conclusione di Potenza che, deviata, termina in corner e proprio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina battuto da Minnozzi la gara si sblocca grazie al colpo di testa vincente dello stesso Baldinini che anticipa tutti e deposita in rete il gol dell'1-0 pinetese. Il Pineto fa la partita e al 23esimo si fa ancora pericoloso con il diagonale di Minnozzi respinto con i pugni da Oliva che però nulla può al 35esimo quando ancora Minnozzi si mette in proprio e con un diagonale chirurgico a incrociare insacca all'angolino la palla che vale il 2-0 biancazzurro e il 14esimo centro stagionale. In avvio di ripresa Pomante richiama Minnozzi e getta nella mischia Ciarcelluti ma la prima occasione della ripresa dopo 2 minuti è per gli ospiti con De Biase che tenta la conclusione dalla distanza con la sfera che termina alta sulla traversa. Complice il caldo calano anche i ritmi nella fase centrale del secondo tempo fino a quando il campo basso non riapre la contesa e nel giro di 2 minuti si porta dal 2-0 al 2-2. Al 25esimo di domenica Antonio trova la deviazione sotto rete dopo l'incursione di Rossetti e la respinta di Mercorelli accorciando le distanze e dopo appena 2 minuti al 27esimo Zammarchi approfitta dell'errore in fase di ripiegamento del Pineto e della presa non perfetta di Mercorelli per insaccare la rete del pareggio. 2-2 è tutto da rifare per gli abruzzesi che si complicano la vita. Saltano tutti gli schemi nel finale col Pineto che cerca di riportarsi avanti ma al 37esimo Cernaz da buona posizione spreca calciando fuori bersaglio. La rete del nuovo vantaggio pinetese è solo rimandata e arriva al 40esimo. Sfrutta al meglio i calci piazzati la formazione di Pomante col neo entrato del Mastro che trova la deviazione vincente sul calcio dalla bandierina e fa 3-2. Un gol pesantissimo per il giovanissimo attaccante classe 2003 che regala la vittoria ai biancazzurri che mercoledì affronteranno in casa la Cinzia Albalonga nella semifinale playoff con la possibilità di avere 2 risultati utili su 3. Il Campobasso chiude una stagione strepitosa con una sconfitta che non incide sul cammino dei rossoblù che dopo 32 anni tornano nella Serie C unica. Chiude con una sconfitta al Ferranti il Notaresco che nei playoff affronterà al Savini nella semifinale di mercoledì 23 il Matese, quinto classificato e vittorioso negli istanti finali a Rieti. La stagione regolare del Porto Sant'Elpidio termina con una vittoria, la quarta in stagione, ed il penultimo posto lasciando l'ultimo gradino all'Olimpia Agnonese. Mister Ottavio Palladini si affida al proprio bomber Spagna, dall'altra parte Epifani, oltre agli infortunati Banegas, Bianciardi, Cancelli e Colombatti e dallo squalificato di Stefano, tiene a riposo i diffidati Gallo e Marchionni, panchina iniziale per Speranza, Frulle da quadro. Esordio da titolare per il portiere De Malia al posto di Sciba. Appena 3 giri di lancette del numero 12 rossoblù sporca i guanti bloccando un tentativo di Spagna. Va decisamente meglio qualche minuto più tardi al 9° quando lo stesso attaccante di casa tramuta in rete di testa un calibrato cross di Cantarini. 7ª rete stagionale per l'attaccante ex Loreto. La prima sortita offensiva del Notaresco al 23esimo, l'estremo Cavalieri è bravo sulla battuta di Mancini. I padroni di casa agiscono di rimessa sfruttando ogni minima disattenzione della difesa abruzzese. E dal 37esimo è Gelsi, figlio dell'ex giocatore del Pescara, Michele, nonché ex San Buceto e Torrese, a griffare un bel gol, tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo all'estremo ospite. Poco prima del riposo il Notaresco ha la ghiotta chance per accorciare le distanze. Mancini si libera bene in area ma poi conclude sul fondo da ottima posizione. Le immagini di Claudio Di Giacomo ci portano alla ripresa che si apre al 17esimo con una doppia occasione per i marchigiani nello spazio di pochi secondi. De Malia è miracoloso sul colpo di testa botta sicura di Aliffi. Sul prosieguo dell'azione la deviazione di Spagna termina fuori.
Un minuto più tardi si fa trovare pronto sul fronte opposto del campo Cavalieri, sollecitato dalla battuta di Buonavoglia entrato da pochi minuti. Si susseguono i cambi, nel Notaresco fa il suo esordio assoluto in D il classe 2003 Riccardo Antonacci e fino al fischio finale non succede praticamente più nulla. E questa era la nostra ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.